Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo? Le notizie di oggi, sabato 31 agosto. A Campo Santo Stefano a Venezia l'installazione Zapatos Rojos ha riempito lo spazio con 460 paia di scarpe rosse, simbolo delle donne vittime di violenza che non ci sono più. Questo potente gesto artistico ideato dall'artista messicana Elina Chavez è giunto in città per il 15° anniversario dell'installazione e per celebrare i 30 anni del centro antiviolenza del Comune di Venezia. L'evento fa parte di una serie di iniziative dedicate a sensibilizzare la comunità e commemorare 3 decenni di impegno nel supporto alle donne vittime di violenza. Ermelinda Damiano, presidente del Consiglio Comunale, ha sottolineato come l'arte sia uno strumento potente per trasmettere messaggi di lotta contro la violenza di genere, accompagnando la città fino a marzo 2025 in queste celebrazioni. Martina Semenzato, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, ha evidenziato l'importanza della prevenzione attraverso la sensibilizzazione continua oltre le date simboliche, quali il 25 di novembre. Zapatos Rojos rappresenta non solo il ricordo delle vittime, ma anche il lavoro incessante del Comune di Venezia nella lotta all'indifferenza e nella promozione della prevenzione. La responsabile del centro antiviolenza, Paola Nicoletta Scarpa, ha ricordato i risultati ottenuti in questi 30 anni, tra cui il supporto a circa 10.000 donne e l'apertura di nuove strutture di accoglienza. L'installazione aperta al pubblico fino ad oggi, 31 agosto, è il risultato della collaborazione con gli studenti del liceo Fermi di Salò, che hanno ottenuto dall'artista Chauvet la certificazione di autenticità dell'opera. Con 1.062 paia di scarpe rosse complessive, l'installazione invita i visitatori a riflettere e a interagire con un simbolo potente e commovente delle vite spezzate dalla violenza. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Dopo le richieste da parte del mondo della pesca, delle varie categorie, del mondo dell'acquacoltura, sul problema non solo del granchio blu, ma soprattutto di questo ultimo periodo della mucillagine, la regione si è mossa subito. L'assessore Cristiano Corazzari, con delega alla pesca, ha convocato proprio oggi. La novità è proprio questa: che attraverso la commissione consultiva regionale, alla presenza di tutti gli attori e gli enti preposti, sul mondo appunto della pesca e dell'acquacoltura, ha cercato di far sintesi per creare un dossier da presentare poi all'attenzione del Ministero dell'Agricoltura, per cercare di trovare tutte quelle forme economiche e sociali proprio per andare incontro alle tematiche e problematiche appunto del tema che vede oggi i nostri pescatori affrontare la mucillagine da una parte, il granchio blu dall'altra, anche se è arrivato adesso il commissario. Ciò non toglie che comunque questi due fattori, questi cambiamenti climatici, ci stanno veramente creando delle grosse difficoltà al mondo economico, sociale e lavorativo di questi settori. Non è soltanto un aspetto economico, sia chiaro, ma è proprio il tema delle nostre tradizioni, della nostra storia, della nostra cultura, che noi non possiamo certamente permetterci di perdere. Filiere economiche importantissime, eccellenze, PIL e dunque tutto quello che da esso ne deriva. Per quanto riguarda i prodotti derivanti dalla nostra laguna, dai nostri mari e del settore appunto della gestione dell'acquacoltura. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso in cono, coppetta o con lo stecco. La Protezione Civile del Veneto informa che a causa delle condizioni meteoclimatiche e vegetazionali critiche,
In data di ieri, 30 agosto 2024, è stata estesa la dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi ad alcuni comuni della provincia di Vicenza. Questo provvedimento si aggiunge a quelli già in vigore per le province di Padova e Verona, dove il rischio di incendi resta confermato come da dichiarazione del 13 agosto scorso. Si ricorda che ormai da anni è in vigore il divieto assoluto di accendere fuochi per eliminare sterpagli o ramaglie, soprattutto nelle aree boscate, cespugliate o arborate e nei terreni adiacenti, entro un raggio di 100 metri. Nonostante ciò, persistono comportamenti irresponsabili da parte di alcuni cittadini, specialmente in zone rurali lontane dai centri abitati, dove si pensa di agire lontano da occhi indiscreti. Tuttavia, in questo periodo di siccità prolungata, che dura ormai da quasi 2 mesi, un fuoco mal gestito può facilmente sfuggire al controllo, trasformando un gesto incauto in un'emergenza per i vigili del fuoco. Si sottolinea inoltre l'importanza di evitare di gettare mozziconi di sigarette dalle auto, pratica che continua a rappresentare una delle cause principali degli incendi lungo le strade e nei terreni vicini. Fino alla revoca dello stato di grave pericolosità, ogni attività che possa creare pericolo di incendio è vietata e le trasgressioni a tali divieti saranno sanzionate in conformità alla legge 21 novembre 2000, numero 353, e alle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti. Si invitano pertanto tutti i cittadini a rispettare le norme e a collaborare per prevenire incendi che potrebbero avere conseguenze disastrose. Ieri pomeriggio si è tenuta una manifestazione in Dragon Boat, la Coppa Marco Polo, sempre nell'ambito della regata storica, una sfida tra la squadra delle università veneziane e la squadra della città gemellata di Suzhou in Cina. Le barche Small Dragon Boat da 10 posti sono state utilizzate da equipaggi misti su una distanza di 200 metri con arrivo a Ca' Foscari. La manifestazione celebra il 700° anniversario della morte di Marco Polo. Intervenuti il consigliere delegato alla tutela delle tradizioni, la rettrice di Ca' Foscari e l'onorevole Fincato. Gli equipaggi si sono sfidati con grinta ed entrambi i dragoni domenica parteciperanno al corteo sportivo della regata storica in Canal Grande. Il consigliere delegato Giovanni Giusto ha sottolineato il gemellaggio con la città di Suzhou, unita a Venezia da antichi legami dovuti alla storia di scambi commerciali e culturali che in questa occasione diventano rilevanti. Prima della manifestazione sono stati dipinti gli occhi degli equipaggi in gara, un momento tradizionale che vuol richiamare il risveglio del drago, preludio di un periodo favorevole. L'incontro, molto combattuto, ha visto vincente l'equipaggio veneziano. Entrambi gli equipaggi hanno ricevuto in dono la maglietta della Coppa Marco Polo da indossare durante la regata storica. La Regione Veneto ha affrontato con attenzione le problematiche legate alla presenza del lupo nelle aree dove questo interferisce con le attività umane, in particolare quelle legate all'allevamento. In merito alla situazione che si sta realizzando nell'Alpago, la Regione ha fornito all'ISPRA e al Ministero dell'Ambiente dati dettagliati per dimostrare il grave e persistente impatto negativo sui pastori locali. Nonostante l'obiettivo iniziale fosse ottenere l'autorizzazione alla rimozione di due lupi in specifiche aree, critiche, le autorità competenti hanno invece elaborato una serie di protocolli che stabiliscono le condizioni per attuare interventi in deroga, che vanno dalla dissuasione fino alla possibile rimozione degli animali. L'assessore regionale alla caccia e al territorio Cristiano Corazzari ha chiarito che la presenza del lupo nelle aree fluviali del Trevigiano non è insolita, poiché una popolazione stabile è già stata rilevata più a sud, nel Rodigino. Tuttavia, ciò che distingue
il caso del Trevigiano, è la ripetitività con cui un lupo specifico si avvicina ai centri abitati, mostrando un comportamento anomalo e una confidenza eccessiva con ambienti urbanizzati. Nonostante un tentativo di dissuasione, il lupo ha continuato a frequentare le aree urbane, portando ISPRA e il Ministero dell'Ambiente a riconsiderare la situazione e a ritenere necessaria la sua rimozione. Questo ha portato all'attivazione di una procedura che coinvolge un team multidisciplinare per gestire la situazione in modo appropriato. La crescente presenza di animali selvatici in contesti urbanizzati è un fenomeno che sta diventando sempre più comune in molte regioni del mondo, compreso il Veneto. Questo processo, noto come urbanizzazione della fauna selvatica, è dovuto a una serie di fattori che includono la riduzione degli habitat naturali, il cambiamento climatico, la disponibilità di risorse alimentari nelle aree urbane. Gli animali selvatici come lupi, volpi, cinghiali e cervi sono sempre più spesso avvistati nelle periferie delle città, in alcuni casi anche nei centri abitati. Le autorità locali e nazionali stanno adottando diverse strategie per gestire la presenza di animali selvatici in contesti urbanizzati, dalla creazione di sistemi di dissuasione per scoraggiare gli animali selvatici all'avvicinarsi alle aree urbane. I comportamenti degli animali selvatici in contesti urbani vanno comunque monitorati anche per sviluppare efficaci piani di gestione, ma vanno sensibilizzati anche i comportamenti umani, facendo capire l'importanza di rendere difficoltoso l'accesso al cibo rifiuto. In casi estremi, come con i lupi del Trevigiano, può essere necessario ricorrere alla rimozione degli animali, che viene eseguita da team multidisciplinari solo dopo aver attentamente valutato le altre opzioni. E siamo nello studio della Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus. Quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, sottomarina di Chioggia, Venezia. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, sabato 31 agosto, è la farmacia San Michele in via Padre Emilio Venturini a Sottomarina. Vi saluto, vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Vi ricordo inoltre il sito chioggiazzurra.it, i canali Telegram e WhatsApp, Azzurra Network News. Vi ricordo il canale YouTube Chioggia Azzurra e la nuova app Chioggia Azzurra. Continuate a seguirci e ciao a tutti.